Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto parresiastico agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche che si collegano con noi per la nostra usuale diretta quotidiana. La nostra diretta quotidiana si chiama il Parresiasta e il Parresiasta era colui il quale nella Grecia classica sbottava la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza, ma sempre mirando soltanto alla libera ricerca ed espressione della verità. Ed è quel che nel nostro piccolo anche noi facciamo nel pelago turbolento e procelloso della globalizzazione turbocapitalistica. Grazie a chi ci segue, potete seguire il Parresiasta tutti i giorni sui nostri canali social. Per sapere su quali canali social trovarci basta andare su www.filosofico.net, che è il nostro sito. C'è anche la sezione social tra le tante disponibili. Vi ricordo anche che parte a metà settembre il mio nuovo corso online in 4 lezioni, La finanza e le sue truffe, 4 lezioni da me tenute online per ragionare insieme a voi sul sistema della finanza e delle banche, su come tiene in pugno e stritola i popoli, le nazioni e gli individui. Per saperne di più e per iscriversi andate sempre su www.filosofico.net, in basso trovate la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Allora, abbiamo molteplici novità da commentare anche oggi nella nostra diretta quotidiana. Partirei da una surreale uscita recentissima di Stoltenberg, un nome, una garanzia. Stoltenberg, già segretario della NATO, ha detto che Pechino deve farla finita con il supporto che dà a Mosca, sic. Trovate la notizia su tutti i principali e più venduti quotidiani nazionali e internazionali. In sostanza, la voce del padrone, la voce della NATO, la voce dell'imperialismo dell'Occidente, anzi dell'Occidente, ha deciso che Pechino non deve più aiutare la Russia di Putin. Ora, non so se Pechino si lascerà anche solo vagamente scalfire da questa che a tutti gli effetti è una minaccia, è un imperativo inaccettabile. Quel che è chiaro è che fa ridere questo modus operandi dell'Occidente, che vuole decidere chi può supportare chi. Insomma, se Washington decide che Pechino non deve aiutare Mosca, allora Pechino dovrebbe seguire l'indicazione, anche il comando. Ma evidentemente nel mondo reale non funziona così e infatti credo che molto ragionevolmente Xi Jinping continuerà a supportare la Russia di Putin, soprattutto con un chiaro obiettivo, quello di contrastare l'imperialismo neobarbarico della civiltà dell'hamburger. Anche perché questa, l'ho detto ad abbondanza, ma anche a costo di apparire ridondante, non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, essendo invece la guerra dell'Occidente, anzi dell'Occidente a stelle e strisce, contro la Russia, la cui colpa inespiabile per Washington è di non genuflettersi all'ordine mondiale liberal-atlantista. Questo è il punto fondamentale. Anzi, come più volte sottolineato, e l'ho scritto anche nel mio libro Globalizzazione, l'unione fra il dragone cinese e l'orso russo è una grande speranza. Cina e Russia insieme sono difficilmente battibili e anzi sono una vera speranza per il mondo multipolare, sottratto all'imperialismo della civiltà a stelle e strisce. Ecco perché abbiamo più che mai bisogno oggi di una Russia e di una Cina unite, in grado di resistere all'imperialismo neobarbarico della civiltà talassocratica del dollaro. Ecco perché abbiamo bisogno della Russia e della Cina unite, in grado di far fiorire un mondo multipolare, sottratto al monopolarismo della americanizzazione, che va sotto il nome pudico di globalizzazione. Ma che cos'è la globalizzazione se non una anglobalizzazione, vale a dire una colonizzazione coatta e violenta dell'intero pianeta sotto le insegne washingtoniane? Questo è il punto su cui non mi stanco mai di insistere a ogni occasione che mi si presenti. Bene, questo è l'aspetto importante. Vediamo se Pechino continuerà, come spero, a supportare la Russia, ma Pechino sa benissimo che dopo la Russia sarà il turno di Pechino, che nell'ordine degli obiettivi di Washington viene giusto dopo la Russia, secondo me. Chissà se Washington utilizzerà Taiwan in funzione anticinese, come ha utilizzato l'Ucraina del Guitto Zelensky, attore NATO, prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood, in funzione antirussa. E a proposito del Guitto di Kiev, corre voce che adesso cerchi nuove armi, proprio così. Vola in Germania a chiedere nuove armi, titolano i più venduti quotidiani. Se fossimo in una commedia, il Guitto Zelensky farebbe molto bene la parte dell'incontinente, del resto è un guitto, quindi in una commedia di bassa lega potremmo anche trovarlo al suo posto. Continua a chiedere armi il Guitto Zelensky, lo fa senza limiti,
E in questo modo non sta certo tutelando l'interesse nazionale dell'Ucraina, che anzi viene sacrificato sull'altare dell'interesse imperialistico della NATO. Allo stesso modo l'Europa, continuando a fornire le armi al guitto di Kiev, impoverisce se stessa, ça va sans dire, e poi viola anche il dettato costituzionale nel caso dell'Italia, se è vero come è vero che la nostra Costituzione prevede che l'Italia ripudi la guerra e non certo che la sostenga, come fa se manda le armi al guitto di Kiev, che poi le impiega per attaccare il territorio russo. Indi per cui non sono affatto armi difensive, come ci hanno raccontato in maniera fantasiosa per 2 anni, sono armi offensive, sono armi che vengono utilizzate per portare avanti i progetti imperialistici della civiltà del dollaro e dell'Occidente, anzi ripeto, dell'Occidente. Questo mi pare degno di essere sottolineato. Poi c'è un'altra notizia davvero degna di nota, se considerate il fatto che Vladimir Putin ha recentemente sostenuto che alle elezioni presidenziali americane appoggerà Kamala Harris e non Trump. Come mai? Molti si sono stupiti, perché molti pensano che Donald Trump sia la salvezza, sia il redentore, sia colui in grado di cambiare le sorti del mondo. Vi invito allora a ragionare pacatamente su questa posizione di Putin, che possiamo interpretare in vario modo. Da un lato potrebbe essere una strategia, come a dire: dico che sto con Kamala Harris, così le faccio perdere un po' di consensi negli Stati Uniti d'America. O magari dico che sto con Kamala Harris perché davvero spero che vinca Kamala Harris, perché gli Stati Uniti d'America, comandati da Kamala Harris, saranno ancora più deboli di quanto non sarebbero se fossero comandati da Trump. Altra possibilità: Kamala Harris è meno pericolosa rispetto allo stesso Trump, anche se questa posizione mi sembra francamente discutibile, se è vero, come ritengo che sia, che peggio di Donald Trump c'è solo Kamala Harris. Sia quel che sia, Vladimir Putin ha detto che supporta Kamala Harris, e questo deve, se non altro, indurci a sgomberare la mente dai pregiudizi secondo cui Trump sarebbe amico di Putin e Putin vorrebbe a tutti i costi Trump. Non è così. Putin l'ha detto: non voglio Trump, se proprio devo scegliere, scelgo Kamala Harris. Questo per ricordare a tutti che la salvezza, se arriverà, potrà arrivare dalla Russia, dalla Cina, dall'Iran, dai paesi disallineati, non certo dagli Stati Uniti d'America. Che ci sia Trump, o peggio ancora, che ci sia Kamala Harris, deve essere chiaro questo. Tra l'altro, lo ripeto veramente ad nauseam, non dimenticate che Donald Trump nel 2017 ha deregolamentato la finanza, indi per cui ha fatto il dono più grande possibile alla finanza e ai padroni di Wall Street, anzi di Wall Street, ai signori del turbocapitalismo apolide finanziario. Ecco, bisogna esserne consapevoli, quindi non ripetete in maniera pavloviana che Trump è la salvezza, Trump sostiene Putin. Sono sciocchezze prive di fondamento, e chi le sostiene compie, senza avvedersene, l'ennesimo sacrificium intellectus, come potremmo chiamarlo, e noi dobbiamo invece emendare l'intelletto, per dirla con una bella espressione cara a Spinoza. Bisogna fare la emendatio, bisogna emendare il nostro intelletto dagli errori, e questo mi pare importante. Poi è tornato anche in pista Pregliasco, attenzione, uno dei protagonisti della cricca virologica superstar, lo ricordate, con i suoi consigli, la sua precettistica talvolta anche un po' radicale. Adesso sembrava un déjà vu, l'hanno di nuovo coinvolto per la questione del vaiolo delle scimmie, e il meneghino Pregliasco ha precisato che per ora non è ancora una pandemia, per ora, però è diventato più contagioso il virus, così ha detto Pregliasco, se ho letto bene, sui siti più venduti e più letti, anzi più letti, dato che non sono a pagamento, almeno non tutti lo sono. Quindi vedremo cosa sarà, se torneremo a quanto già abbiamo visto, cioè all'emergenza infinita, magari questa volta con il vaiolo delle scimmie, la pandemia del rocchetto, ricordate questa espressione, fase 1 e fase 2 che si alternano senza soluzione di continuità. Non me ne stupirei davvero molto. E poi si continua a ragionare del caso San Giuliano, francamente un caso che viene usato un po' anche come arma di distrazione di massa, premesso che è un caso francamente che getta un ulteriore cono d'ombra su questo ridicolo governo della destra bluette neoliberale, un governo ridicolo sotto ogni profilo, politico, geopolitico, economico, nel modo in cui amministra in maniera nepotistica il potere, un governo veramente risibile sotto ogni profilo,
un governo che francamente spero anche quelli che l'hanno stoltamente votato comincino a capire cosa è realmente. Già che ci sono, vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo il 12 di settembre a Orsago, Treviso, 13 settembre Mendrisio, Svizzera, 14 settembre Brescia, Lombardia, 15 settembre a Rimini, in Romagna, poi 19 settembre ci vediamo a Modugno, in provincia di Bari, e poi tantissimi altri eventi, tra cui uno molto bello che vi segnalo: il 26 di settembre sarò a Padova per una cena filosofica in cui presenterò anche il mio nuovo libro, di cui ancora non vi dico niente. Comunque, sfogliando le stories su Facebook e su Instagram, trovate già tutti i dettagli anche per l'evento del 26 a Padova. Vi aspetto, amici patavini, ci vediamo a Padova il 26 e poi in tutti gli altri incontri in giro per la nostra amata penisola, il bel paese. Vi ricordo inoltre che parte a metà settembre il mio nuovo corso La finanza e le sue truffe. Se volete saperne di più o se volete iscrivervi, andate su www.filosofico.net, in basso c'è la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Grazie anche ai tantissimi che supportano il nostro pugnace e indomito gruppo di lavoro. Se ritenete utile ciò che facciamo, potete supportarci andando su filosofico.net e cliccando su Sosteneteci, www.filosofico.net, alla voce Sosteneteci. Grazie ai tantissimi che ci supportano. Grazie anche a chi sta leggendo i miei lavori, tra cui gli ultimi due, Sinistrash contro il neoliberismo progressista, edito da PM, e Demofobia sulla finta alternanza di destra e sinistra, edito da Rizzoli. Potete anche abbonarvi alla nostra pagina Instagram, al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Facebook e alla nostra pagina X. Grazie di cuore a chi già lo sta facendo. Non mi resta che augurarvi un buon fine settimana all'insegna della serenità, della riflessione e magari, come spero, della filosofia. Un caro saluto parresiastico e indomito a tutti da Diego Fusaro.